Allora, parli a lei adesso. Grazie. Buonasera. Innanzitutto volevo mettere solamente una premessa, è da 5 minuti che ho accesso la televisione. Mi scusi se la domanda potrebbe essere già stata fatta. Dica. Le volevo solamente dire, ma la moneta non è un oggetto di scambio, non grazie. È funzione di scambio. Grazie. Solo questo volevo dire. Dunque, grazie. La moneta è un bene perché, essendo misura del valore, è anche valore della misura. Preciso il concetto. Ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare. Il metro ha la qualità della lunghezza perché misura la lunghezza, la moneta ha la qualità del valore perché misura il valore. Quindi non è solamente misura del valore, ma anche valore della misura, che è potere d'acquisto. E quando noi parliamo del valore, il valore non è mai una proprietà della materia. Il valore è una dimensione del tempo, perché è sempre una previsione. La penna valore perché prevedo di scrivere, il coltello valore perché prevedo di tagliare, la moneta valore perché prevedo di comprare. E allora, perché la moneta è un bene? È un bene perché incorpora il valore della misura, che è il potere d'acquisto, perché è la misura del valore. Come il metro è lungo un metro perché misura la lunghezza, così la moneta ha potere d'acquisto perché misura il valore dei beni reali. Quindi questa duplicazione di valore significa che la somma delle unità di misura monetarie incorpora una quantità di valore pari a quella di tutti i beni misurati. Questo valore duplicato può avere due segni: o il segno positivo della proprietà, e in questo caso raddoppia la ricchezza dei popoli, o il segno negativo del debito e precipita i popoli nell'angoscia dell'insolvenza ineluttabile, che rende i popoli e i vertici dei popoli e i politici camerieri dei banchieri. Ecco perché noi vogliamo rispondere a questo tempo di decadenza che ormai sta angosciando tutti. Noi dobbiamo chiarire, noi ci dobbiamo liberare dall'angoscia della moneta debito, cioè dai padroni del denaro, perché questi padroni del denaro sono i padroni dei soldi nostri. Noi dobbiamo essere i padroni dei nostri soldi. Questo principio è un principio che è per la prima volta la risposta definitiva, dopo 305 anni, al progetto e all'avvento della moneta nominale fatto dalla Banca d'Inghilterra. E allora che significa questo? Io ve lo dico con una battuta: noi abbiamo pazientato 305 anni, adesso basta, perché ci siamo stufati di essere le marionette in cui si fabbrica la guerra e la carne da cannone. Per cui quando noi vediamo lo spettacolo dei serbi che cacciano i popoli, bambini, ammazzano donne, bambini e tutto quanto, questo orrido chi lo ha voluto? Chi gli ha dato le armi, come ho sottolineato? Cioè chi è nelle condizioni di potergliele dare? Cioè chi è nelle condizioni di disporre dei mezzi monetari per farlo. Quindi arrivato a questo punto noi non possiamo più limitarci al piccolo gioco. E io ho sentito D'Alema parlava di arcobaleno, ma di arcobaleno si parla dopo la tempesta. Tu non hai diritto di parlare di arcobaleno prima della tempesta. Perché quando dici prima della tempesta, non ti dici che la tempesta arriva. Quindi quando hai la tempesta è imprevedibile la tempesta, perché l'entità delle armi che possono avere i serbi può essere 10 volte quello che ha l'Italia, perché chi comanda la quantità di armi è chi dà i soldi o concede o nega i soldi a questo popolo o a quell'altro. Quindi chi è padrone del denaro non solo fa le guerre, ma stabilisce anche chi deve vincere e chi deve perdere. Io ricordo quella battuta di quel banchiere fatta a Pound. Pound disse che un banchiere americano gli aveva detto: noi abbiamo avuto bisogno di 20 anni per battere Napoleone, ci basteranno 5 anni per battere il fascismo. Questa battuta è significativa perché questo banchiere ha profetizzato la fine del fascismo. Il fascismo, quando è iniziato la guerra, non poteva vincerla perché non aveva la statura culturale per farla. Io ricordo una battuta detta da Alberto De Stefani, che è stato ministro del Tesoro e delle Finanze dei primi governi, del primo governo Mussolini, primo, secondo, il quale a un certo punto mi disse, io lo andai a trovare a casa,
stava male, aveva piacere che io si andasse a trovare, e l'andai a trovare. E lui mi disse una frase importantissima, mi disse: caro Uriti, Mussolini ha perso la guerra con la quota 90. Quando disse questa frase io non avevo capito niente, allora mandai a studiare la quota 90. Che cos'era la quota 90? La quota 90 era la sopravvalutazione della lira rispetto alla sterlina del 25%, perché la sterlina quotata a 120 lire fu portata a 90 lire, per questo si parlò di... Perché? Che si disse a Mussolini che di moneta non ne capiva nulla, si disse la lira deve essere forte, ma rafforzare la lira, cioè aumentare il potere d'acquisto della lira, significava in quel momento aumentare del 25% i debiti e i crediti. Andarono bene i banchieri, cioè le aziende di credito, andarono male gli industriali, gli operatori, perché gli operatori per lavorare avevano bisogno di prendere i soldi in prestito dalle banche. E allora che cosa è avvenuto? È avuto la famosa esplosione dei fallimenti a catena, per cui l'Italia è arrivata disarmata alla guerra per la quota 90. Aveva ragione Alberto De Stefani, insegnava scienze delle finanze a scienze politiche a Roma ed era un uomo di alta cultura e di alta dirittura morale. E allora, arrivato a questo punto, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo seguire a fare lo stesso gioco. Ecco la ragione perché ho detto, quando mi hanno detto: ma tu sei fascista? Io non sono fascista, perché culturalmente io non posso essere al di sotto di un banchiere americano, il quale fa la regola del grande strozzino. Quando dice: io sono il padrone della storia, sì, questi sono i padroni della storia. Noi siamo pezzi d'argilla, noi siamo gente che è sbattuta o in guerra o in trincea a crepare per fare carne da cannone. E allora ecco la ragione per cui io, da questa piccola televisione, ma grande televisione, perché ha il coraggio di farmi dire queste verità che nessuna televisione osa fare, naturalmente mi mette nelle condizioni di poter affrontare secondo verità. San Giovanni diceva: la verità vi fa liberi. Sì, noi abbiamo bisogno di dire la verità a qualunque costo, perché sapete che cosa significa dire proprietà popolare della moneta? Significa mettere il terrore addosso ai vertici bancari mondiali, come noi stiamo ottenendo, e significa far capire a questi che oramai non sono più sicuri della loro egemonia culturale, che noi con la teoria del valore indotto della moneta abbiamo superato le scuole delle alte logge massoniche che guidano i vertici delle banche mondiali. Perché noi diciamo ai popoli una cosa semplice, che tutti capiscono: voi mi dovete dire se preferite essere proprietari o debitori. Dice: ma questa è utopia. Non è utopia, perché quando la moneta era d'oro, il portatore era il proprietario della moneta. Quindi, se è stato storicamente possibile la moneta d'oro, è possibile pure la moneta carta di proprietà del portatore. Pronto? Avanti, pronto? Pronto? Dica. Buonasera, professore. Buonasera. Fortuna. Grazie. Dimmi. E vorrei proporle un paio di domande, per sì, cortesia, professore. Spero di essere in grado di rispondere. Ma senz'altro, lei è un maestro. No, troppo buono, no. Professore, io vorrei sapere, per cortesia, che cosa significa interessa che diventa poi capitale? Vuole mi spiego meglio. Sì, sì, ho capito. Io ho visto sere fa che insieme a lei c'era un collega di... non un collega, un legale di Pescara, Don Peppino, credo. Di Chieri, credo che fosse. Sì, Pimpini. E voi, Pimpini. Antonio Pimpini, sì. E voi avete adoperato un termine prettamente legale, prettamente tecnico. Benissimo. Di cui mi sfugge il nome. Grazie. Anatocismo. Anatomismo. Ecco. Anatomismo o anatocismo? No, anatocismo. Anatocismo. Sì. Professore, che cosa significa? Me lo spieghi per cortesia. Ecco, io te lo spiego con un esempio. Sì, dai, però... professore, non finisco qua perché... Allora, fai la seconda domanda, dimmi. Se vuole le propongo prima questo quesito. Dai un'altra domanda, su. La seconda domanda è questa: se è vero che il cittadino viene espropriato della moneta all'atto dell'emissione, sì, dell'emissione, sì, quindi il cittadino, piuttosto che essergli la moneta accreditata, gli viene addebitato, sì,
Allora io mi chiedo, e chiedo a voi, professore, perché bisogna e che necessità c'è di fare una moneta del popolo se si può rivendicare la moneta di cui si è proprietario? Grazie, bravo. Ma lei mi deve rispondere. Sì, però. Come no? Grazie. E poi ho un'altra domanda, professore, e poi mi metterò in contatto con voi, senz'altro. Perdonate il voi, eh? No, io dammi il tu, perché io sono abruzzese. No, ma io sono alla scuola Piccirilli. Questo non vuol dire. A me piace il tu romano della nostra gente d'Abruzzo. No, io sono abruzzese, come E allora, dammi del tu e basta. No, io... Vabbè, ma come ti pare? Basta che parliamo, andiamo avanti. È vero. Quindi queste sono le due domande che più mi stavano a cuore.